La Sicilia dopo Provenzano, polemiche e veleni il giorno dopo l'annuncio della morte dell'ex boss di Cosa Nostra, dai funerali pubblici vietati ai silenzi di Corleone, Cosa Nostra non è ancora sconfitta. Icaro 3, arrestati a dicembre nell'ambito dell'operazione Icaro e poi scarcerati per Pietro Campo, Ciro Tornatore e Vincenzo Marrella si aprono le porte del carcere di Agrigento. Sono accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso e detenzione illegale di armi. Punto per punto, un piano straordinario per l'emergenza rifiuti, impianti di biostabilizzazione, raccolta differenziata e il monitoraggio dalla regione sull'ANCI. Ieri vertice a Palazzo d'Orléans, per il governatore Crocetta, la Sicilia non può più attendere. La notte della Santuzza, Palermo in fermento per il 392° festino di Santa Rosalia, traffico chiuso a partire dalle 17 per l'intero percorso del carro tradizionale. Tra le novità, lo spettacolare gioco pirotecnico di 45 minuti. Meglio la Premier, Zamparini congela il trasferimento ormai definito di Franco Vázquez al Siviglia, offerte più alte da tre club di oltremanica, intanto per l'attacco è vicinissimo il bosniaco Milan Djuric. Bentrovati amici telespettatori, eccoci per un nuovo appuntamento del nostro notiziario. Aggiorniamo dunque le precedenti edizioni e partiamo intanto con questa notizia che riguarda il giorno dopo Provenzano, la scomparsa dell'ex boss di Cosa Nostra, Bernardo Provenzano. Siciliani e non solo si interrogano su questioni etiche e religiose legate ai funerali del boss. Il servizio è di Lorenzo Anfuso. La notizia, nuda e cruda, ha lasciato presto spazio alle polemiche legate al come, dove, quando la salma di Bernardo Provenzano dovrà fare rientro in quella terra che, con Cosa Nostra, ha macchiato davanti al mondo intero, permettendo che tutto ciò che sta fuori dalla Sicilia accosti automaticamente la Sicilia alla parola mafia. Risuonano i veleni del sostituto procuratore Domenico Gozzo, scagliatosi contro la decisione di prolungare il carcere duro all'ex superlatitante sino alla sua morte. Una vendetta inaccettabile dello Stato nei confronti di Binnu Tratturi, secondo Gozzo, ma sui social le reazioni sono state unanimi e non sempre prettamente cristiane. Una questione religiosa che anche Maria Falcone ha voluto sollevare su Repubblica, dichiarandosi non idonea a giudicare, aggiungendo che per il giudizio terreno Provenzano, anche se in ritardo, ha pagato il suo conto, mentre per quello divino il suo momento sarà adesso. Provvidenziale la decisione del questore di Palermo, Guido Longo, di vietare i funerali pubblici per motivi di ordine pubblico. Sarà permesso ai familiari di accompagnare in forma privata la salma sino al cimitero di Corleone. Un paese come spezzato in due, quello dove mossero i primi passi i violenti mafiosi siciliani. Alcuni non si esprimono, altri, davanti ai bar e nelle polverose vie, evitano di rispondere a domande scomode sul concittadino, mentre la famiglia si chiude nel più assoluto riserbo. L'ombra dello scioglimento per infiltrazioni mafiose non ha abbandonato Corleone, con il sindaco Lea Savona che ha anche dovuto annullare le bandiere del comune a mezz'asta, in rispetto dei morti in Puglia, per evitare spiacevoli fraintendimenti. Questa mattina è stata intanto eseguita l'autopsia per fugare qualsiasi dubbio sulle ultime cure fornite a Provenzano. Cosa Nostra si ritrova indebolita di una delle sue figure di maggior spicco, anche se punto di riferimento sbiadito da oltre 10 anni. L'organizzazione però resta solida, così come incessante si conferma il lavoro di contrasto delle procure e delle forze dell'ordine siciliane. Restiamo sempre in tema mafia e stragi. Si è detta indignata per i tanti, troppi, non ricordo, portati in aula da appartenenti allo Stato. Lucia Borsellino, figlia del giudice ucciso dalla mafia nel 92, ha deposto davanti alla Corte d'Assise di Caltanissetta nel quarto processo per la strage di Via D'Amelio. Se fosse vero quanto emerso finora su eventuali manipolazioni da parte di uomini dello Stato, ha detto: vorrebbe dire che mio padre è stato ucciso 2 volte. La figlia del magistrato ha raccontato delle confidenze ricevute dall'ex fidanzato Bartolo Iuppa, poliziotto della Scientifica di Palermo, sulla gestione del falso pentito Vincenzo Scarantino da parte dell'allora capo del pool investigativo Arnaldo La Barbera. La Borsellino ha ricordato che l'ex fidanzato si lamentava per il modo in cui la Barbera trattava i colleghi e ha aggiunto che sia Iuppa che Gioacchino Genchi, ex poliziotto ed ex consulente informatico, consideravano Scarantino come un personaggio dal basso spessore criminale.
Arrestati nel 92, nello scorso dicembre, nell'ambito dell'operazione antimafia Icaro, per essere scarcerati poco dopo, si aprono ancora una volta le porte del carcere di Agrigento per i due boss Pietro Campo e Ciro Tornatore. Il servizio di Giorgia Tabita. Erano stati arrestati lo scorso dicembre nell'ambito dell'operazione antimafia Icaro, che portò all'arresto di 13 persone. Ma il GIP non accolse la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dai PM della DDA di Palermo, facendoli tornare in libertà. Oggi, per Pietro Campo di 64 anni, Ciro Tornatore di 81 e Vincenzo Marrella di 43, si aprono le porte del carcere di Agrigento. Dopo essere stati scarcerati, infatti, il Tribunale del Riesame ribaltò la decisione del GIP accogliendo la richiesta della Procura. I legali di Campo, Tornatore e Marrella fecero ricorso alla Suprema Corte, che confermò la custodia cautelare in carcere. Si chiude così il terzo capitolo di quell'indagine che ha portato allo smantellamento del nuovo asse creato dalle famiglie palermitane e agrigentine legate a Cosa Nostra. Ad eseguire l'ordine di carcerazione questa mattina all'alba, gli uomini delle squadre mobili di Palermo e Agrigento, dirette da Rodolfo Ruperti e Giovanni Minardi. Tutti e tre gli indagati dovranno ora rispondere di associazione mafiosa e detenzione illegale di armi da fuoco. In particolare, Campo, già arrestato insieme a Tornatore nel 2002 nell'ambito dell'operazione Cupola durante un summit mafioso, sarebbe stato esponente di punta nella zona occidentale della provincia agrigentina. La Procura di Palermo ha chiesto l'ergastolo per i presunti killer di Fabio Mazzei, l'uomo ucciso nel quartiere palermitano Zen nel marzo del 2014. Stefano Biondo e Fabio Chianchiano sono accusati di omicidio, detenzione illegale di armi. Secondo la ricostruzione dei PM, sono loro ad aver aperto il fuoco contro l'abitazione di Michele Moceo, amico di Mazzei, che sarebbe diventato il secondo obiettivo dell'agguato. Richieste di condanna a 2 anni e 8 mesi per Rosario Sgarlata e Claudio Viviano, accusati di favoreggiamento. Il delitto sarebbe nato in seguito ad una lite tra Chianchiano e uno dei fratelli Mazzè. Ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra poco per la seconda parte e ripartiremo da ANCI e Regione Vertice sui rifiuti. A tra poco. Torna a Palermo lo show del Teatro del Fuoco. Venerdì 29 e sabato 30 luglio alle ore 21:30 presso Villa Filippina, piazza San Francesco di Paola 18, lo spettacolo recentemente definito tra i migliori 12 festival al mondo per i quali vale la pena fare un viaggio. Un suggestivo spettacolo di danza, mimo, ballo e acrobazia che mette al centro il fuoco e i significati simbolici ad esso legati. Unico nel suo genere al mondo. Dopo il successo internazionale, torna quest'anno nel capoluogo siciliano. Info e acquisto biglietti al circuito boxofficesicilia.it. Look of the Year 2016. La prossima top model puoi essere tu. The Look of the Year. Media partner Radio Ibiza, CTS, Tele Ionica, Etna e Taormina Web. Concessionaria regionale Kendra. Direttore artistico Salvuccio Canfora. Cerchi una comunicazione dal grande impatto visivo? Noi facciamo al caso tuo. GSM Aero Panorami, la mongolfiera personalizzata con il tuo logo, il tuo slogan, i colori. Un super mezzo che sorvolerà il cielo della tua città. Contattaci, siamo in via Domenico Scina 15 a Palermo.
La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN, agenzia accreditata dal Comune di Palermo. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, carichi pendenti, certificati fallimentari, certificati catastali, servizio notifiche, visure camerali, richieste e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria e articoli da regalo, forniture per studi legali e uffici amministrativi. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18, accanto al Tribunale. gdsnotizie.it, il giornale online che unisce l'informazione dei quotidiani a quella televisiva. Notizie e aggiornamenti in tempo reale, video rubriche, programmi TV on demand gratuiti, intrattenimento, sport e tanto altro. Vieni a scoprirlo su gdsnotizie.it. Non solo un quotidiano online. Eccoci rientrati in studio, ripartiamo subito. Intanto confronto Regione e ANCI. Crocetta ha incontrato i rappresentanti per discutere la complessa questione dell'emergenza rifiuti. Il servizio di Gaia Di Giorgio. La Sicilia sotto i cumuli di spazzatura non può aspettare ancora. Se ne è discusso ieri, come annunciato, durante un vertice alla presidenza della Regione con l'ANCI, l'Associazione dei Sindaci, per fare il punto sulla situazione del conferimento dei rifiuti nell'isola. Il presidente della Regione Crocetta ha chiarito l'impellente necessità di destinare la spazzatura dell'intera provincia palermitana alla vicina Bellolampo e l'urgenza dell'attuazione di un piano straordinario per contrastare il sovraconferimento nelle discariche autorizzate. Per il piano si sono attivati dal Dipartimento Acque e Rifiuti, impegnato in queste ore per pubblicarlo prima possibile. Altro punto discusso è il monitoraggio. Gli incontri settimanali tra ANCI e Regione permetteranno una collaborazione serrata, utile soprattutto al controllo sulla raccolta differenziata, da avviare necessariamente. Già ieri il governatore aveva annunciato la volontà di punire i comuni non aderenti con sanzioni salatissime. Non esisterà più un solo ATO a livello regionale, ma verranno istituiti 9 ATO provinciali. Un ente unico regionale servirà da controllo e programmazione per la gestione delle 9 unità. Il vero nodo cruciale sono gli impianti di biostabilizzazione assenti in buona parte delle discariche, che oltre ad un adeguamento con la normativa nazionale consentirebbero un ulteriore risparmio, riciclando una parte dei rifiuti e utilizzando lo scarto rimanente come combustibile. Restiamo sempre in argomento ed è stato trovato l'accordo tra Regione e Comuni per fronteggiare l'emergenza rifiuti. La Giunta ha dato il via libera alla riforma dei rifiuti che prevederà la nascita appunto di 9 ATO affidate ai sindaci dei capoluoghi piuttosto che uno unico, così come diceva nel servizio precedente. A questi saranno affidate le competenze da una stazione unica appaltante con funzione di controllo. Il nuovo testo sarà pronto, secondo l'assessore Vania Contraffatto, entro la prossima settimana e poi sarà trasmesso a Roma prima di un nuovo passaggio in Giunta. A Palermo si fa il conto alla rovescia per il tradizionale festino di Santa Rosalia, giunto alla sua 392esima edizione. Una Palermo in fermento per il 392esimo festino di Santa Rosalia, che si preannuncia come un evento spettacolare. Chiusura al traffico veicolare dalle 17 di oggi alle 3 del mattino per l'intero percorso che da Corso Vittorio Emanuele attraversa Porta Felice fino al Foro Italico. Bisognerà attendere le 20 per lo svelamento della nuova statua della Santuzza. Inizierà poi la lunga notte del festino a metà tra tradizione arabo-normanna e innovazione tecnologica e scenografica. Lo spettacolo partirà alle 21.15 dal piano di Palazzo dei Normanni, ad accompagnare il carro, coreografie con angeli volanti e i tradizionali fuochi d'artificio lunghi 3/4 d'ora, in sincrono con la musica classica. In occasione del 392esimo festino di Santa Rosalia, l'arcivescovo Monsignor Corrado Lorefice ha aperto le porte del Palazzo Arcivescovile a cristiani, ebrei, imam islamici e altre confessioni religiose per un incontro di gioia fraterna. È chiaro che i cristiani condividono questa figura così bella e eccelsa di Rosalia con tutti. Il Vangelo è per tutti.
Il Vangelo non preclude la strada a nessuno, anzi, lo specifico del Vangelo è di mettere insieme. Per me è un grande onore avere tutti i rappresentanti anche delle altre religioni e delle altre confessioni cristiane. E poi diventa un segno per la nostra città, un segno che ci fa sperare che possiamo costruire un mondo nel segno della pace. E quando ci si incontra per parlare, per conoscerci, è sempre una cosa buona, soprattutto in questo mondo che ormai è diventato piccolo, e quindi è bene che tutti ci si incontri, ci si conosca, si sappia dire chi siamo, cosa facciamo, e così possiamo insieme condividere il nostro lavoro. E adesso passiamo alla cronaca. Un ragazzo di 24 anni è disperso in mare tra Cefalù e Pollina dopo essere scomparso tra le onde della spiaggia di Santa Maria. Alle ricerche sta partecipando un elicottero della Guardia di Finanza, una motovedetta della Guardia Costiera e un gommone. Marco Orlando, originario di Polizzi Generosa, si era immerso assieme ad altri due amici quando a causa del mare grosso è scomparso tra le onde. I due coetanei che erano con lui sono riusciti a rientrare a riva e a mettersi in salvo. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi a pattugliare la costa, anche i carabinieri della stazione di Pollina. A causa delle forti correnti e il vento maestrale, le ricerche si stanno rivelando impegnative. Cambiamo argomento, ma è sempre cronaca. Un turista perugino è morto annegato a balestrate nel Palermitano. Andrea Curti, di 48 anni, è stato trascinato dalla corrente a causa di un malore e è caduto all'altezza del lido Le Grotte. Inutile il tentativo di soccorso del personale del 118 che per quasi mezz'ora ha tentato ogni mossa per strapparlo alla morte. Andiamo invece adesso al Palermitano, che torna a bruciare in fiamme l'area delle Madonie. Incendi a Scillato, Petralia e Castellana, ma anche nel Catanese sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Ecco il servizio. La Sicilia torna a bruciare. Dopo una tregua di alcune settimane, i roghi sono divampati di nuovo in tutta l'isola, distruggendo 120 ettari di macchia mediterranea nelle Madonie. Sono state 24 ore di paura quelle di Gangi, dove le fiamme hanno divorato 85 ettari di alberi e arbusti e sono state minacciate anche diverse abitazioni nella zona di Contrada Magazzeno. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, forestali, due canadair e un elicottero per riuscire a spegnere le fiamme nel bosco di proprietà comunale. Al momento sono ancora da quantificare i danni. Altri 35 ettari di macchia mediterranea sono andati distrutti a Scillato, in Contrada Firrionello. Le fiamme sono state domate solo a tardanotte. Anche in questo caso restano ancora da quantificare i danni. Fiamme anche nella zona di Petralia Sottana e Castellana Sicula, dove ci sono stati grossi disagi alla circolazione. Fiamme non soltanto nella zona delle Madonie, ma anche nel Catanese, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un vasto incendio di sterpaglie e macchia mediterranea in Viale Nitta e Viale Librino. Le fiamme avrebbero raggiunto anche la veranda di un appartamento al nono piano di un edificio. Si presume che si sia trattato di spotting, cioè la proiezione a distanza di materiale combustibile incendiato. Sul posto sono arrivate, oltre al 118 e militari della Guardia di Finanza, due squadre del comando provinciale supportate da diverse autobotti, da una autoscala e da mezzi logistici che hanno impedito che le fiamme si propagassero anche all'interno dell'abitazione. Chiudiamo la pagina della cronaca, capiamo quella degli spettacoli. Dal 22 al 28 luglio Palermo sarà la capitale del cinema sportivo. Arriva la 37esima edizione dello Sport Film Festival. Sarà di scena dal 22 al 28 luglio la 37esima rassegna cinematografica internazionale Sport Film Festival. Sono 20 film che hanno conquistato le nomination per l'assegnazione del Paladino d'Oro 2016. Tra questi, 8 nomination sono andate al film russo The Box del regista Eduard Bordukov. 7 nomination sono andate ad un altro film russo, Spirit in Motion, dei registi Geviler, Bisceva e Kuker, che racconta la vita di grandi atleti paralimpici protagonisti a Mosca. 5 nomination sono andate ai film Ring of the World di Sergei Irokishenko, Shit God Game di Silvia Gottardi, Il ruggito dei leoni di Alessandro Renna,
Africa e sport per l'Etiopia di Roberto Boffe. Oltre la linea di Paolo Geremei. E noi siamo Ercolini di Giacomo Del Buono. In gara con 4 nomination anche il film polacco HD di Zuzan Zuzak, un cartone animato che racconta la storia del campione di tennis Novak Djokovic. Life is Sport, Life is Love dei registi Kosmoiu e Malciu, film rumeno. Altro film russo, Lifter di Selkin Fedor. A quello tedesco Der Platzwart di Felix Schadorf. Al film di produzione svizzera The Life of Mecca di Stefano Etter. 4 nomination anche al film italiano L'Oro di Napoli di Pier Francesco Lidonni e al film dedicato alla danza sportiva Kickball Change di Guy Sadot. Completano il cartellone di film in nomination l'irlandese One Ocean No Limit di Sarah McCain, il film serbo The Golden Boy di Aleksandar Davic, il russo Salto Mortale di Borislav Kolev e gli italiani A qualcuna piace il calcio delle registe Dorazzi e Aliberti e Quarto Savona 15 La strada continua di Giovanni D'Agostino, unico film siciliano in gara. Il programma del festival prevede adesso il 22 luglio la conferenza stampa e l'inaugurazione della mostra Cinema e Sport e le proiezioni dei film in nomination. Il tutto a Palermo, nella sede storica di Viale del Fante del Circolo del Tennis. Facciamo una brevissima pausa e pronti saremo per aprire la pagina dello sport. A tra poco. Dal 22 al 28 luglio a Palermo, 37esima rassegna cinematografica internazionale, Sport Film Festival. Durante la manifestazione, proiezione dei film in concorso, mostra della storia del festival, convegno Sport and Food Lifestyle, Gran Galà, Paladino d'Oro con protagonisti del grande cinema, campioni dello sport, produttori e registi del film in concorso, personaggi del mondo televisivo, radiofonico e del giornalismo sportivo. 37esima rassegna cinematografica internazionale, Sport Film Festival, Palermo, 22 e 28 luglio 2016, infoline sportfilmfestival.it, media partner, Radio Ibiza, CTS, Tele Ionica. La burocrazia è un problema? A Palermo è un piacere affrontarla con l'Ufficio IN, agenzia accreditata dal Comune di Palermo. Riabilitazioni civili, cancellazioni blacklist, carichi pendenti, certificati fallimentari, certificati catastali, servizio notifiche, visure camerali, richieste e ritiro sentenze civili, penali, certificati immobiliari e mobiliari. L'Ufficio IN è anche cartolibreria e articoli da regalo, forniture per studi legali e uffici amministrativi. L'Ufficio IN a Palermo lo trovi in via Pagano 18, accanto al tribunale. Tennis Club Vallejato, scuola tennis per bambini e adulti tenuta da maestri federali. Diventa anche tu socio del circolo, troverai cortesia e professionalità. Tennis Club Vallejato, il circoletto a Partinico, in contrada Timpanella. Al centro batterie Marmitte Chiavetta, sconti del 50% su marmitte con installazione gratuita e offerte vantaggiose su batterie di tutte le marche per moto e imbarcazioni. Batteria 50 A con garanzia a 25 euro, da 65 A 45 euro, da 80 A 51 euro. 4 litri d'olio, 10 W40, filtro olio, filtro aria, tutto a 50 euro, sostituzione inclusa. Centro batterie Marmitte Chiavetta, rivendita autoricambi, officina meccanica, effettua cambio olio, sostituzione pastiglie freni e ammortizzatori a vista. Consegna a domicilio e orario continuato. Centro batterie Marmitte Chiavetta, il massimo per la tua auto, in via Galileo Galilei 94 a Palermo. Il tatto, l'olfatto, l'udito, la vista, il sapore, sensazioni che provi solo da Naif. Ristorante Naif a Palermo, in via Vannantò 21. Naif, gustose tentazioni.
Ed eccoci rientrati in studio, apriamo la pagina dello sport, intanto parliamo di calcio, partiamo dal Palermo, manca soltanto l'ufficialità, ma ormai l'avventura di Franco Vázquez al Palermo è arrivata al capolinea. Il Mudo ha lasciato il ritiro in Austria per recarsi a Siviglia per le visite mediche di rito dalla società. Intanto non arrivano conferme su una sua cessione, anche se il giocatore è stato di fatto concesso il permesso di lasciare il ritiro. Un'accelerata decisiva ha permesso alle due società di trovare l'accordo totale, nonostante le ultime voci che volevano un reinserimento nella trattativa da parte di tre squadre di Premier League. E passiamo adesso al Catania, giorni cruciali in casa rosa-azzurra, dove è stato accolto il portiere Miguel Ángel Martínez, ex Messina, mentre la questione Zibert si fa sempre più intrigata. Ecco il servizio. Punto sul mercato in casa a Catania. Nelle ultime ore sono arrivati il portiere Miguel Ángel Martínez, passato dal Messina senza essere tesserato, il laterale ungherese Forgax di proprietà dell'Atalanta, club che poi dirotterà al Cibali anche il terzino destro Valerio Nava. Più intricata invece la questione Zibert, secondo la Rosia si avranno sviluppi nelle prossime 48 ore. Attualmente Catania e Akragas hanno un accordo, mentre il giocatore sarebbe attratto da un maggior guadagno alla Juve Stabia. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti, l'amministratore delegato del Catania, Pietro Lomonaco, ha parlato anche del futuro di Khalil e dice: Khalil resta con noi, tramite appunto newscatania.com. In ogni caso, al di là delle tante voci, non ho mai ricevuto nessuna offerta per lui. Il dirigente rossazzurro ha poi sottolineato che l'attaccante brasiliano ha un contratto più alto rispetto alla media della Lega Pro, ma ha chiarito che ci sarà modo di affrontare nel migliore dei modi anche questo aspetto. Questo servizio chiude le notizie regionali, adesso arrivano le notizie dall'Italia e dal mondo, poi le previsioni del tempo e poi torneremo ancora per aggiornarvi. Per il momento grazie per l'attenzione, vi ricordiamo soltanto che questa edizione è disponibile sul nostro quotidiano online, anche in streaming, ctsnotizie.it. Grazie per l'attenzione, alla prossima. Paletta l'ho alzata io, non sapevo che da Corato stesse arrivando un altro treno, per questo ho dato il via libera. Sono le dichiarazioni disperate di Vito Piccareta, il capostazione in servizio ad Andria la mattina del disastro ferroviario che ha provocato 23 morti e diversi feriti. Secondo la procura di Trani, che ha aperto il fascicolo per disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo, il treno che non doveva essere lì è partito da Andria. Indagato e sospeso anche l'altro capostazione, quello di Corato. Oggi a Bari, alla Camera Ardente delle Vittime, è atteso il Presidente della Repubblica Mattarella, che esprimerà il suo cordoglio ai familiari. Tra i parenti cresce l'indignazione di quanti chiedono di conoscere diversi responsabili della tragedia, non solo dovuta all'errore di un mattino. I funerali sabato, ieri sera ad Andria, una fiaccolata in memoria delle vittime. 1.582.000 persone in condizione di povertà assoluta in Italia, lo rileva l'Istat, spiegando che si tratta del numero più alto dal 2005. Questo andamento nel corso dell'ultimo anno si deve principalmente all'aumento della condizione di povertà assoluta tra le famiglie con quattro componenti, soprattutto coppie con due figli, e tra le famiglie di soli stranieri, in media più numerose. Inizia in Gran Bretagna l'era di Theresa May. Appena insediata al Downing Street, la neo premier conservatrice ha detto: a seguito del referendum dovremo affrontare un periodo di grandi cambiamenti a livello nazionale e sono sicura che saremo all'altezza del compito. La May ha anche promesso di difendere l'unità del Regno Unito e di tutti i suoi cittadini lottando contro le diseguaglianze sociali. Nominato a sorpresa ministro degli esteri Boris Johnson, ex sindaco di Londra, mentre il precedente titolare del dicastero Philip Hammond è diventato il responsabile alle finanze. Ciclismo con il britannico Christopher Froome sempre in maglia gialla. Oggi si corre la 12ª tappa del Tour de France, la Montpellier Mont Ventoux di 184 km con arrivo in salita ridotto di 6 km a causa del forte vento presente nella zona. Ieri vittoria dello sloveno Sagan. Ben ritrovati a tutti, Edoardo Ferrara di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì, tempo instabile e fresco sull'Europa centrale, interessato da una vasta saccatura. Bel tempo prevalente invece sulla Spagna, così come sui Balcani orientali. Per quanto riguarda la nostra penisola, rovesci e temporali anche di forte intensità sono attesi sul medio versante adriatico, ma sparsi anche un po' su tutto il sud Italia. Tempo invece in netto miglioramento al nord, così come sulle centrali tirreniche.
temperature in netto calo, soprattutto al centro-sud. Ma andiamo a vedere ora il dettaglio del nord Italia, che appunto vedrà una giornata sostanzialmente soleggiata un po' su tutti i settori, salvo residua variabilità sulla Romagna, con qualche rovescio ancora possibile, soprattutto al mattino. Spostiamoci al centro, dove invece ci attendiamo piogge temporali, come vi dicevo, anche di forte intensità, dapprima soprattutto sulle Marche, ma poi anche in Abruzzo per l'arco di tutta la giornata. Maggiori schiarite invece sulle centrali tirreniche. Andiamo infine al sud, che vedrà tempo in peggioramento con rovesci e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, accompagnati da grandine. Invece tutto sommato discreto sulla Sardegna, con al più qualche annuvolamento di passaggio. Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale vi ricordo di scaricare anche l'app gratuita per tablet e smartphone.